Buongiorno, benvenuti sul mio canale, benvenuti a tutti, grazie ai nuovi iscritti e alle nuove iscritte. Allora, oggi vorrei fare una prova di un video vlog. Qui siamo nella mia cucina, qui dietro c'è un cielo un po' incerto, un po' nuvoloso, un po' non si capisce. E niente, oggi sono a casa da sola perché mio marito è fuori per lavoro e quindi ho detto, ma io faccio compagnia a loro, loro fanno compagnia a me e quindi accendo la videocamera anche perché non sapevo che razza di video dovessi fare, sono un po' a corto di idee ultimamente e soprattutto non sto facendo neanche un acquisto e vabbè, non c'è bisogno di stare fermi, no? Un videoblog è fatto così, penso, cioè io non ho mai... Oddio. Non ho mai fatto uno. Ah, comunque vi faccio vedere i miei capelli viola. Si vedono? Sì. Che in realtà ieri ho fatto lo sciampo, li ho fatti mercoledì. Era una maschera pigmentata. E io penso che sia la soluzione adatta a tutte quelle che vogliono provare a colorarsi i capelli. Lasciate perdere queste colorazioni, colorista, questo e quest'altro. Ci sono delle maschere, basta che mettete su Google maschera pigmentata e poi mettete il colore che volete. Se avete i capelli, io per esempio avevo, diciamo, una sorta di chatouche, quindi erano più chiari, ma vi posso assicurare che ha preso anche nella parte un po' più scura, non proprio sulle radici, ma qui anche erano viola. Solamente che adesso ho fatto lo shampoo, quindi è iniziato a scaricare, piano piano scenderà tutto. E praticamente questa maschera cosa fa? Si mette in posa, ha già i pigmenti dentro, si mette in posa tipo 5 minuti, mi pare che sono stata in posa, sciacquati i capelli, a parte essere nutriti e morbidi perché appunto è una maschera, poi sono, cioè davvero si colorano, cioè io non pensavo di avere un risultato del genere, cioè un viola così evidente e vi posso assicurare che... Quando l'ho fatto veramente erano tutta la chioma viola, adesso sta iniziando perché ieri appunto, ripeto, ho fatto lo shampoo e quindi sta iniziando a scaricare un po' e mi piace anche come sta scaricando perché di solito quando questi altri colori, queste altre cose che mettete in testa iniziano a scaricare, tipo inizia a uscire il vostro colore, quindi un capello un po' più biondo, un capello un po' più viola, un capello rossastro, cioè la testa si fa di 3000 colori. Invece, infatti avevo paura di questo, invece mi piace anche come scarica, perché lo scarica tutto insieme, lo scarica diciamo da una parte sì, da una parte no, ma scarica in maniera molto graduale, quindi va via dalle zone più scure fino ad andare via anche nelle zone più chiare. Io questa parte qui è la zona più chiara di capelli che ho, quindi è dove resiste di più. Quindi ve la consiglio. Ok, allora tutto scuro, questo è il mio corridoio di casa, poi un giorno vi farò un home tour e andiamo nella mia stanza da letto, dove mi aspetta un letto da fare. Molto bene, apriamo la finestra. Ok, adesso devo fare il letto. Oggi mi devo dedicare alle pulizie di casa. Non è trascurata perché comunque sono molto regolare. Sono un po' fissatella, ma proprio un po', cioè non di quelle bacchettone. Però comunque sono fissata con le pulizie di casa, cioè nel senso a me piace la casa pulita, la casa ordinata, quindi ho anche una sorta di tabella. Cioè di quando devo fare determinate cose, tipo ogni 15 giorni pulisco tipo soprattutto i mobili, sopra l'armadio, sopra i mobili della cucina, lampadari, cioè tutte le parti alte che sono un po' più scoccianti da fare, quindi uno non le fa sempre sempre, però cerco di avere una certa regolarità in modo che se capitano degli imprevisti, se capitano delle cose e non puoi pulire casa, comunque hai sempre una casa pulita, fresca, sistemata. Sì, roba che solo le casalinghe in ascolto mi possono capire. E beh, sì, così. E niente, vabbè. Faccio il letto e vi metto qui, vi appoggio qui. Ciao. Non vi muovete? Ti faccio un po' il letto.
fatto, fatto. Eccolo qui. E adesso vado, togliere un po' di roba in giro. E dicevo, mio marito non c'è, è fuori per lavoro, è sempre qui, diciamo, vicino a casa, provincia di Napoli. Però è andato perché lui è chef, e praticamente aprile, quindi tra un mese, dovrà partire per la stagione estiva. Quest'anno va a Capri, quindi che comunque è vicino Napoli. Rispetto all'anno scorso che è stato in Emilia Romagna, rivede a Romagnola e poi Capri. Infatti andrò anch'io. Infatti questa è un po' una sorta di prova, di videoblog, perché poi magari voglio portarvi con me a Capri e vediamo, vediamo un po' se vi piacciono. Comunque, ieri praticamente mia nipote è stata tutta la giornata a spazzolarmi, tipo mi aveva preso per un mini pony, probabilmente. Anzi, no, adesso si chiamano My Little Pony. Quando ero piccola io si chiamavano semplicemente i miei mini pony. Se vi ricordate, donzelle trentenni come me. E niente, adesso spolvero, lavo a terra, insomma, routine da casalinga. E ci vediamo dopo perché io non so. Come fanno le... cioè io sto affannando innanzitutto. Seconda cosa, non ho idea di come facciano le youtubers a vloggare e contemporaneamente pulire casa, fare cose, scartare pacchi, mangiare, cioè è una cosa incredibile. Dio ci ha fatto nascere con due arti superiori appositamente, penso, per una sorta di comodità nella vita. Oh, qui c'è una bella luce. Una sorta di comodità nella vita, no? E invece si usa una sola mano. Cioè, tipo, poi io comunque preferisco mantenere il telefono con la destra, perché sto registrando col telefono, e quindi fare tutto il resto con la sinistra. Io con la sinistra sono un po' impigliata, e voi direte, allora perché non passo il telefono con la mano sinistra? Non lo so, mi viene più naturale tenerlo con la mano destra. Comunque, a parte di dove tenerlo e dove non tenerlo, ci vediamo dopo. Questa è la stanzetta. Incasinatissima, qui c'è uno stendino e qui c'è un ranocchio in stile albano con un cappello che abbiamo acquistato l'anno scorso in Puglia. E qui c'è computer, una sedia improbabile che prima o poi compreremo una sedia d'ufficio, la mia amata aspirapolvere che io la amo tantissimo. E qui ci sono due cose che vicino non c'entrano niente, una piantina di basilico e una borsa dell'acqua calda. Cioè non so perché si trovino vicino, cioè io so perché la pianta è qui, perché qui in questa stanza entra tantissimo sole, quindi soprattutto il pomeriggio abbiamo proprio il sole che batte da questo lato qui, e siccome la finestra diciamo, è di fronte a questo termosifone, l'ho messa qui così prende bella luce, perché di solito mi si... io proprio pollice verde zero, non esiste, non, pollice nero, cioè proprio le piante si suicidano, si uccidono prima di entrare proprio nella porta di casa. E purtroppo anche il basilico a volte mi muore, cioè tante volte mi muore, quindi spero che adesso l'ho posizionata in un modo. Il termosifone ovviamente è spento, perché voi magari potete pensare, ah, però adesso accendo il termosifone. No, il termosifone non lo accendo tipo da un mese, perché qui si sta molto bene. E vabbè, io vado a fare il resto delle cose, perché se non faccio il resto delle cose non posso continuare a vloggare, perché non è che possiamo fare un vlog vedendo le cose che tipo faccio in casa, vi annoiereste a morte. Già un vlog casalingo è un vlog molto triste, ma questa è la routine, cioè questa è vita vera, questi sono i vlog veri, non i vlog veri, è lo shopping, è il viaggio a Parigi e questo e quest'altro. No, il vlog vero è io che pulisco il gabinetto, è io che metto a posto casa, è io che faccio anche altre cose, questo sì, ovvio, non è che sto a mezzo servizio a casa mia, a casa mia, però diciamo è questa è la vita reale, questa è anche uno stendino messo, aiuto, uno stendino messo...
Scusa, non fateci caso. Io sono così e quindi benvenuti, welcome in my life. Ci vediamo dopo. Mi sono fermata un attimo perché volevo mostrarvi alcuni prodotti che ho ritirato, alcuni prodotti della Mu Cosmetics e niente, volevo mostrarveli. Sono prodotti che hanno acquistato i miei clienti perché vi ricordo che ho un gruppo su Facebook che si chiama Gabby Beauty Shop. Scusate, intanto mi incespico, e Gabri Beauty Shop, e lì potrete trovare questi prodotti e tanti altri in base alle vostre esigenze. Allora, questi qui sono appunto alcuni dei prodotti che ho preso e alcuni che già hanno acquistato. Allora, questo per esempio è uno stick volumizzante all'acido ialuronico, che è questo stick qui che alla fine sulle labbra è trasparente e dà un profumo di fragola fantastico. Lo adoro già solo per questo. Poi ho preso una matita nera. Poi, visto che lo scorso video su questi prodotti low cost vi è piaciuto tanto, infatti ho avuto tantissime visualizzazioni, penso sia stato il video con più visualizzazioni in meno tempo del mio canale, quindi vi ringrazio. Poi ho preso questi lip duo che mi sono stati richiesti, uno è questo qui che assomiglia tanto al color orchidea di Wycon. E questo qui è un color cioccolato, questo è il numero 03 e questo è il numero 19. Poi una cliente mi ha chiesto una palettina per contouring e camouflage ed è questa qui, ce ne sono anche altre con più colori, questa è quella un pochettino più economica, costa sui 5 euro. Ed è molto bella, la prenderò anch'io prossimamente. C'è sia così col verde, sia col viola per illuminare. E poi questo, aiuto, mi sta cadendo tutto. E poi questo pennello qui ovale, qui per il contouring, morbidissimo e fittissimo. Infatti ne prenderò anche uno, però voglio prendere quello lì grande per stendere il fondo. E niente, questi qui sono i prodotti che ho preso per quest'ordine qui. Ah, e poi ci sono queste qui, le Black Mask. Ne ho presa una per me, già ho fatto una prova e ne sono rimasta entusiasta. Veramente io non pensavo che fossero così buone. Nel senso, ho visto tanti video in giro delle varie Black Mask, perché ormai ci sono un po' di tutte le marche. E ci sono anche metodi per rifarla a casa col carbone vegetale, eccetera, eccetera. Ma per chi non si vuole mettere lì a spignattare, creare robe varie, appunto ci sono tante maschere in circolazione di tante marche. Io appunto sto vendendo questi prodotti di make-up, quindi mi sono trovata queste tra le mani e ne ho presa. Scusate, il campanello, ci rivediamo tra un po'. Allora, scusate, mi dicevamo, era mio padre che mi ha bussato perché abitiamo nello stesso palazzo. Io e mio padre sono al piano di sopra, io so giù, e allora mio padre, dopo che ha fatto tutte le sue cose, giretti, robe varie, mi viene sempre a bussare e mi viene sempre a trovare un po'. Comunque, dicevamo, vi stavo facendo vedere la Black Mask e questa qui. Io ero un po' scettica in generale sulla Black Mask, cioè non su questa marca, proprio in generale sulla Black Mask, perché avevo visto questi video di gente che si straccia, ma chissà se davvero è così, chissà se non è così. E quindi ne ho presa una per me e se volete che vi faccio il video, in realtà già avevo girato un video, ma l'ho
lo vorrei fare un po' più completo, appunto sull'applicazione, su come la tiro, cosa faccio prima, cosa faccio dopo, eccetera, eccetera. Se volete una pulizia, un video della pulizia con la black mask, lasciatemi i commenti sotto, ditemelo se vi fa piacere, anche se non me lo dite, probabilmente lo farò, perché non è che ho tanti, tanti iscritti, gente che mi richiede cose, quindi... Magari lo farò lo stesso, in modo che chi si trova a passare sul mio canale può trovare un video comunque utile. E dicevo, e quindi l'ho provato su di me e innanzitutto, allora, la prima volta in realtà io l'ho provato su mio marito e l'ho provato sul naso di mio marito. Sia io che mio marito non abbiamo punti neri, cioè in realtà ne possiamo avere su tutto il viso 4, 5, 6, ma non di più. Probabilmente per predisposizione, nel senso abbiamo una pelle comunque normale e quindi non abbiamo tante impurità. Io comunque, nonostante mi trucco, eccetera, eccetera, curo tantissimo la mia pelle, quindi faccio comunque scrub, pulizie, robe varie, quindi e non avendo comunque una pelle grassa impura di base, difficilmente mi escono brufoletti, punti neri e nestetismi vari. E quindi la prima volta l'ho provata sul naso di mio marito e secondo me ne avevo messa molto molto poca rispetto a quella che bisogna mettere, perché secondo me bisogna fare uno strato non abbondante, però comunque bello nero, bello compatto. E ne ho messa poco sul naso di mio marito e se ne venne così tipo velina. Non aderì per niente e bruttissimo. Però comunque il naso era bello liscio, comunque si vedeva che era un naso pulito, ecco. Poi cosa è successo? Che l'ho fatto su di me e l'ho fatto in maniera completa, quindi mi sono presa un bel po' di tempo, ho fatto una pulizia. Prima ho fatto lo scrub, infatti si consiglia di fare o uno scrub oppure i vapori, quindi sulla pentola calda oppure chi ha proprio il vaporizzatore, tipo quello lì dell'estetista quando fanno la pulizia del viso. Io ho preferito fare lo scrub e secondo me è la cosa migliore, quindi un bello scrub con acqua tiepida, poi andare a sciacquare con acqua calda in modo che si aprono i pori. E poi asciugare e mettere un bello strato di black mask. L'ho lasciata in posa più di quello che dovrebbe, perché io penso che sia una cosa un po' soggettiva. Infatti, tanto si può seccare dopo 20, dopo 30, insomma, rendersi conto toccando e sentendo la pelle che tirava. Quando la pelle inizia a tirare, che non riesci neanche più a muoverti, è il momento di rimuoverla ed ha aderito perfettamente alla mia pelle, infatti si doveva strappare. Infatti piano piano, se avete la pelle sensibile, tiratela piano, ripeto, qualsiasi marca usate, tiratela molto piano. E il risultato mi è piaciuto tanto, quei pochi punti neri che avevo li ha tolti e mi è rimasta una pelle molto molto liscia, molto molto pulita. Quindi mi è piaciuta tanto, ripeto, è stata una grande sorpresa e anche una grande soddisfazione, perché poi cioè, vendere dei prodotti che poi cioè, prendi in giro le persone no, non mi sembra il caso, ecco. Quindi testare un prodotto che magari stai vendendo tu, stai proponendo tu o anche consigli tu tranquillamente ad un'amica e vedere comunque è efficace ed è buono, poi ripeto, ogni pelle è diversa da un'altra, quindi magari a me ha potuto dare un risultato, a un'altra può dare un altro risultato, a chi ha più punti neri, può appunto un po' come si vede nei vari video, no? Che si gira questa maschera, questa pellicola e si vedono appunto tutti i puntini neri usciti, a qualcun altro magari non dà risultati perché non ha rispettato bene i procedimenti, insomma. Ovviamente è una cosa che da testare sulla propria pelle, perché ognuno risponde in maniera diversa a un trattamento. E niente, quindi questi sono i prodotti Mu che ho preso questa volta. Prossimamente magari vi farò un video specifico sui prodotti, magari che mi vengono più richiesti dalle clienti, quindi i top.
più richiesti. Ovviamente quelli lì per il momento vi posso dire che in vantaggio sono loro, i lip duo, perché effettivamente sono molto comodi, perché hanno la tinta da un lato e il lucido dall'altro, quindi sia le mantiglie della tinta sia la mantiglia del lucido vengono, come dire, vengono soddisfatte. Per esempio, io sono amante e del lucido e della tinta, forse un po' di più del lucido. E quindi, avendo una tinta sotto e un lucido sopra, quindi che nonostante ci mangi, ci bevi, eccetera, eccetera, magari si leva il lucido, però rimane il colore sotto, è una grande cosa, una grande conquista per le amanti dei gloss. Niente, ci vediamo dopo. Che riprendiamo il vlog, io continuo a pulire casa, mi sono rimaste 4 stanze, un appartamento un pochino grandicello, mi sono rimaste 4 stanze da pulire, quindi ci vediamo dopo e ciao! Ok, adesso piccola pausa, devo mangiare, una fame assurda, sono digiunata ieri a pranzo perché ieri era domenica, pranzo domenicale. Quindi piatto ricco, micifico e la sera poi non ho mangiato, anche se avevo fame. E adesso penso che mi farò un panino al volo, perché mio marito non c'è, ma rimane a mangiare nel ristorante dove sta facendo queste riunioni prima di partire per Capri, appunto. E anzi no, mi faccio una bella piadina. Più del panino, magari la piadina. Sì, ok. Questo è il mio frigo, più pieno di bibite che di cibo, perché più cose ci sono in giro e più cose mangio, quindi meglio evitare. E niente, quindi mi faccio questa piadina e pranziamo, poi continuiamo qui le faccende di casa, mi rimasterà fare solamente cucina e bagno, quindi forza! Ora ho messo a scaldare la padella, qui c'è la piadina, prosciutto crudo e il formaggio. Qui c'è un barattolo di cioccolata finito, ve la consiglio, ve la straconsiglio anzi, è questa qui, la Withers, ed è fondente senza olio di palma ed è buonissima, è qualche cosa di fantastico ed anche senza glutine. Quindi adatta un po' a tutti, già che è fondente, quindi ci sono meno zuccheri, meno burri, eccetera, eccetera. Poi metteteci che non c'è l'olio di palma, metteteci anche che senza glutine, insomma, è fantastica. A noi è piaciuta tantissimo. C'è anche quella lì a cioccolato al latte per chi è più goloso. Allora, prendiamo la piadina, la piadaina, ok, poggiamo sulla padella ben calda. Dopo la giriamo e poi ci metto un po' di roba su. Non è tardi perché è l'una, 1:05, però ho tanta fame, quindi vabbè. Buon appetito a me e buon appetito a voi se mi state guardando. L'orario di pranzo. Ora pulizie fatte, casa tutta pulita, fresca, profumata, sistemata. E adesso vado in posta, che se mi scoccio, però devo andarci. E spero non ci sia nessuno, perché devo spedire un pacco di una ragazza che ha acquistato delle cose da me. Ok. E adesso metto le scarpe perché fino ad ora erano ciabatte per pulire casa. Tra l'altro freddissimo, ho i piedi praticamente congelati perché quando pulisco casa apro tutto. E spedito,
sto ritornando a casa, relax, devo stare un po' sul divano, guardare la TV, poi dopo mi metto al computer che devo lavoricchiare un po'. Il tempo è grigissimo, c'è anche vento. C'è gente che mi guarda come una pazza perché parlo da sola. Allora, pensavo di aver finito. In realtà devo ancora pulire la mia postazione make-up. E quindi mi tocca perché sto rimandando da troppo tempo. Allora approfitto, prendo la palla in balzo e vado a pulirla. Venite un po' con me, che già mi ero progettata, già mi vedevo sul divano. Invece, vabbè, comunque fortunatamente non ho la postazione make-up di non so chi, di una celebrità, ma è semplicemente il mio piccolo angolo. Vediamo se si può girare. Non lo so, io non lo so, vabbè, faccio vedere. Allora, qui ho delle matite, qui ho dei pennelli, qui rossetti, lucidalabbra e mascara, qui ho altri pennelli, poi apro questo cassetto e ci sono ombretti, eyeliner, qui ci sono ombretti in crema, qualche palettina, sotto ci sono dei fard, quindi queste, cioè, delle buste che ci sono qui sotto. Dietro altre cose, poi vi faccio vedere con calma la postazione make-up. Quindi mi metto qui, metto a pulirmi, non è proprio italiano. Ok, mi metto a pulire la postazione make-up e facciamo così. Io vi saluto, approfitto per aspettare che ce ne andiamo al sole, o almeno alla luce, che c'è il sole che viene. Vi saluto, vi ringrazio per la visione di questo mio primo vlog. Spero vi abbia fatto piacere. Ripeto, ho vloggato la normalità più assoluta. Poi magari in futuro, se vi piaceranno i miei vlog, se me li chiederete anche, magari proponete qualcosa così e magari vi porto un po' in giro, vediamo un po', devo prendere un po' confidenza col mezzo perché già che vloggo comunque ho il cellulare, quindi non guardo mai l'obiettivo ma guardo nel display, quindi già questo è. Poi a volte parlo a bassa voce nonostante non ci sia nessuno in casa, insomma devo un po' perfezionarmi sulla cosa e spero anche di farvi vedere cose più interessanti che pulire casa, ecco. Va bene, io vi saluto, vi ringrazio, metto insieme un po' i vari pezzi di questo vlog, così lo metto subito a caricare e vi ringrazio di cuore, come ho detto anche all'inizio, ringrazio tutte le nuove iscritte e nuovi iscritti, spero che possiate crescere sempre di più, mettete un pollice in su se vi va, se non vi va, che cacchio mi sono fatta? Un buco nel pollice. Ok, è strano il mio pollice, sembra quei pollici finti. Molto bene, dopo aver scoperto che è un pollice di merda, vi saluto, vi ringrazio e alla prossima. Ciao!